La grande abbuffata. Sono passati quasi 2 giorni, ma non parlo di primi, secondi o contorni. Parlo di me e di 1000 emozioni, vissute in una sera senza paragoni. Gli amici vicino, le persone a cui voglio bene, mi hanno sostenuto a superare le mie pene. La preghiera, alla fine, un grande sollievo, che mi ha portato a vivere ciò che volevo. Parlo della serata dentro la libreria, a presentare un'opera mia. Un'opera che in fondo mi è costata fatica, ma non so perché, non l'ho mai sentita. Ma passiamo alle emozioni, quelle vissute, quelle che di chi narra, con parole compiute, di ciò che ho scritto tessendone le lodi, parlandone solo bene, comunque in tutti i modi. Grazie ai professori che continuano a coccolarmi, grazie a chi è venuto solo per vedermi, grazie a tutti quelli che sono intervenuti, dimostrando interesse e non solo ai saluti. Grazie agli sguardi e ai sorrisi degli amici, grazie di quegli scambi ammiccanti e felici. Grazie a chi è venuto, ma se ne è dovuto andare, grazie a chi il libro l'ha voluto comprare. Grazie a chi è rimasto fino alla fine, fino in fondo. Grazie veramente. Grazie dall'anima, grazie dal profondo. Grazie a chi crede in me, forse più di me stesso. Grazie a chi mi stimola a sfidare il mare mosso. Grazie a tutti, non saprei che dire. Spero ci siano altre occasioni, presto a venire, in cui poter ricambiare l'affetto e l'amore che in quella sera ho sentito nel cuore.